E siamo tornati su Briciole di Storia. Signore e signori, buonasera. E Ciri Kodak, anche a voi. Quello che avete sentito era quello originale. Assolutamente, noi solo cose originali. E alle quali si accompagnava poi questo pupazzettino che veniva distribuito, non sappiamo bene come. Credo regalato con un numero di stampe, se non erro. Quindi era un alieno. Era un alieno, in una pubblicità della Kodak, ambientata in un mondo stile Blade Runner, fatta anche bene, realizzata bene lo spot, e si può diventare famosi per una pubblicità? Sì. Abbastanza, perché tutti se la ricordano. Assolutamente, tutti quelli che l'hanno visto, che hanno passato quel periodo, assolutamente se la ricordano. Come è stato anche poi successivamente per Rat The Khan. Sicuramente, sicuramente. Di chi stiamo parlando? Di un attore, Davide Marotta, classe 1962, che recitava nella parte di questo alieno che esigeva assolutamente la stampa su carta Kodak. La e quando il fotografo, non capendo, gli mette i rullini, parliamo di rullini, certo, nella zona per la carta non Kodak, lui col potere della mente solleva il rullino e lo mette nella parte delle Kodak. Contento poi, e il suo suono, la sua lingua era quella, appunto, come potete vedere scritta anche qui sul braccio, CDCDP Kodak. Ma quanto ci darà la Kodak per questa pubblicità? Lei ci pagherà in pellicole che non sono più utilizzate. Non vorrei deluderti, ma non ci darà nemmeno quelle, perché la Kodak nel frattempo non c'è più. Ah, questo non lo sapevo, mi perché dispiace. È fallita nel 2012. Ah, però. Almeno così abbiamo trovato. Era stata fondata nel 1888, una data facile da ricordare, da George Eastman, il quale aveva reso le foto più facili da fare con questa pellicola, con il motto: voi premete il pulsante, noi facciamo tutto il resto. Ed ha avuto un notevolissimo successo, anche perché poi la qualità si era accompagnata alla semplicità d'uso. Ricordiamo un sacco di pellicole invertibili e negativi che hanno dominato per tutti gli anni 60, 70, 80, non assolutamente. E poi è tutto lasciato lo spazio alla parte digitale, quindi cosa un po' diminuita. Però questo ha fatto la storia della pubblicità. Sì, questo assolutamente me lo ricordo perfettamente. E avere un gadget di questo tipo, secondo me, è una cosa molto molto carina per gli amanti del vintage e della pubblicità. E ne ha generati, abbiamo già fatto vedere anche un Pippo della Lines, questi gadget pubblicitari. Erano veramente apprezzati. Ma noi siamo Briciole di Storia. Assolutamente, la pubblicità è una parte importante della storia della televisione. Quindi, possiamo essere orgogliosi? Assolutamente, e diremo anche Ciripiripi Kodak. Ci vediamo. Se facessimo un Ciripiripi Briciole di Storia, è un po' lungo però. Sono un po' cacofonico, meglio Kodak, va bene. Ci vediamo alla prossima.